po' di problemi. Fai due passi con il cellulare. Si iniziano ad alzare i toni, ragazzi, perché secondo inning. Un errore di secondo in prima che ti entra in due punti. Foul ball per Zucconi. Lascia lì. Cazzo, vai fare il foul ball. L'atmosfera inizia a scaldarsi, la partita inizia ad essere un pochino tesa a vederla da fuori. In realtà credo che i ragazzi se la stiano giocando bene. Volte su, animo! Ma tutte buone, anche la terza per te, eh? Quasi qui. Stiamo bassi, Terry! No, tre ne ha portato a casa. Tre punti, per quello è arrivato in terza. In terza. Out per i Rimini e si cambia. Non stare meglio in vacanza. Manuelli, allenatore del Torre Pedrera Falcons. Ho perso il momento della puntura, quindi credo 4-1, il tabellone non va. Segna 3-1, io avevo contato 4, solo che ma momento... sono gli errori quelli. Non sta andando il tabellone. Io avevo contato 4-1. Però quadrato in questo momento Mimmo Ricciotti, allenatore dell'Under 18 dei Falcons. Si prepara a battere per i Falcons il numero 63, Lucio Giovannini. Sul monte per il Rimini Junior, mi confermano il punteggio 3-1 per il Rimini Junior. Sul monte sempre Alex Baggio. Primo strike out per i Falcons con Lucio Giovannini in battuta. Si prepara per i Falcons il numero 26. Dovrebbe essere Emanuelli. Allora,
dai palco, dai piccolo. Ascolta, aspetta, sì, io cosa io... Allora, guarda la palla. Ciao, come hai fatto? Fatto l'intervento? Sono bianca adesso. Perché? Dovevo farlo da febbraio, era ora. Stai bene? Sì, dai, ho fatto martedì. Ah, fresco, sono un po' così, perché sto facendo una diretta per i nostri amici. No, e allora, voi siete appena arrivati? Sì, no, siamo qui da ieri. Ah, beh, ok. Anche noi. Partitone questo. Bella partita. Non è molto largo con loro, no? Che fai con loro? Visto che i corzoli stanno lì qua. Mi sono un po' bene. Io vado a che pippa. Eccoli là. Sì, sì. Ah, beh, dai. Devo fare un giro. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Bella valida di Emanuelli, che però viene eliminato al volo dall'interbase del Rimini. Sono due out per i Falcons. Baci, scusate, baci agli amici. Gianluca, almeno fammi fare i baci agli amici, che poi sono anche amici tuoi, te li inquadro, guarda. Amici del bar del baseball, eccoli qua, tutti i tifosi. Tutto bene, ragazzi? Sì, dai. Ci vediamo dopo. Dai, dopo ci vediamo. Lavora. Due minuti, dopo ti dico. Lavoro, ciao. Scusate, battuta del numero 3 per i Falcons. Salvo in prima. Numero 3 dei Falcons, che dovrebbe essere Giacomo Martignoni. E in battuta adesso per i Falcons Thomas Canuti col numero 85. Canna. Base ball per Thomas Canuti, concessa da Baggio per Union Rimini. I Falcons si portano con un uomo in prima, un uomo in seconda e due out al momento. Si prepara in battuta il numero 44. Marco Ronchi. Voi cosa guardate? Non
Va tutta valida, che però vede eliminato in prima base. Siamo 3 out, cambio. 0 punti entrati per i Falcons. Solo perché gli altri hai detto che loro Un giro vuoto. Primo strike per il battitore del Rimini Junior. Siamo al terzo inning di partita. Ho fatto in modo per spaccarti gli occhi. Ma se ne perdiamo uno di Sempre Tommaso Muccini sul monte di lancio per il Torre Pedrera Falcons. Siamo su 3 bolle, 1 strike. Credo.
Battuta valida, ma eliminato in prima il giocatore numero 9 dello Rimini Junior. Battuta il numero 53 per il Rimini Junior. Il numero 53 che dovrebbe essere Riccardo Mariani, Ricky Mariani. Secondo out per il Rimini. In battuta il numero 58. Hai visto le nuove campagne? No, 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 hanno fatto le nuove così, non so, tipo sì, però con le Umberto. Battuta, ma ottima assistenza da parte dei Falcons. L'Interbase Canuti con Nicolo Ioli che fanno il terzo out e si cambia. Sì. Non
In battuta per il Torre Pedriera Falcons, Ettore Giulianelli con il numero 52. No, tu mi ricordo. Cambia scritto in base al risultato. No, tipo c'è scritto. La parte del cammino c'è scritto. No, 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 io vado a vedere di là come sono risposte. Sì, bravo. C'è una parte del cammino. Bella battuta di Giulianelli che si porta a salvo in prima, battuta che va sugli esterni del Rimini.